Ciao amiche e ciao amici, scopri come riconquistare un amore. Per riconquistare un amore devi prima riflettere, fare una pianificazione e successivamente agire. Il primo punto è evitare di agire per impulso. Se agisci impulsivamente sicuramente avrai poche possibilità di riconquistarlo. Un po' come dire, se io devo andare in un posto e parto a caso, non conosco la strada, cercando di trovarla d'impulso, bah, può darsi che la trovo, ma sarà facile che non la trovo. Se invece resto a casa, supponiamo di metterci nei tempi in cui non esistevano i navigatori, mi metto lì con la mia cartina, la mia piantina, mi faccio tutta la mappa, certo che partirò un po' più in ritardo rispetto all'altro, ma poi saprò esattamente dove andare. Le mie probabilità di arrivare molto prima dell'altro sono decisamente superiori, per cui bisogna fare questo. Quando veniamo lasciati spesso tendiamo a proiettare, tendiamo a dire... a far emergere quelli che per noi erano i problemi, non quelli che lo erano per l'altra persona. E quando parlo con delle persone che sono state lasciate, viene sempre spesso fuori questa cosa qua. Ad esempio, loro mi dicono, vabbè, no, ma litigavamo perché per questo motivo lui era sempre nervoso, e io poi avevo un sacco di cose da fare, arrivavo a casa, non riuscivo a fare tutto, allora litigavamo, bla bla bla. E poi alla fine scopri che invece quello del litigio era solo un pretesto per non fare sesso, perché lei non aveva più voglia di fare, ad esempio, non aveva più tanta voglia di fare sesso. E allora cercava uno spunto per litigare, alle volte lo fanno i mariti anche. Cioè, piuttosto che, diciamo, soggiacere con la moglie, mi invento mille cose per evitare. Con la moglie, non con l'amante. Quindi il motivo è che poi non c'è più attrazione. E quindi bisognerebbe andare ad agire lì sull'attrazione. Se invece pensi vi siete lasciati perché litigavate spesso, perché tu cucinavi una cosa, a lui non piaceva, per fare un esempio, che sarebbe una motivazione completamente diversa, una motivazione logica, prendi lucciole per lanterna. Infatti il primo punto è essere sicuri su qual è la motivazione. Le motivazioni possono appartenere a due macro categorie, che possono essere motivazioni emotive o motivazioni logiche, ma spesso noi proiettiamo le nostre motivazioni sull'altro. E allora bisogna rifarsi i film. Allora, per capire esattamente, devi metterti in una posizione comoda, tranquilla, e vederti diversi flash, perché la tua parte emotiva sa esattamente. La tua parte logica tende a darti la tua versione, la versione che dà meno tensione, ma emotivamente lo sai. Devi metterti sdraiato, tranquillo, ti rifai il film della storia e immediatamente ti verrà fuori la motivazione. Puoi dedicarci un po' di tempo, non ho detto immediatamente, ma in realtà ci può volere un po' di tempo, ma capirai esattamente qual è il motivo che l'ha spinto a lasciarti. E una volta che hai capito questo, perché se un'altra persona, uno dice, beh, un'altra, ha conosciuto un'altra, ma o un altro, ma non importa, perché è il motivo che l'ha spinto a conoscere quest'altra persona. Cos'era che con te non andava bene? Quello deve andare a cogliere, perché qualcosa che non andava bene con te c'è. E se riesci a capire quello, hai già fatto metà dell'opera. Ma capirlo nel senso, come dire, reale del termine, non le tue fantasie o le tue proiezioni. Chiederlo alle volte serve, alle volte non serve, perché uno tende a darti delle scuse. Magari non ti dice che sessualmente eri insoddisfatto, perché se non avete parlato durante la relazione, perché mai dovrebbe dirtelo, ma ti racconta qualcos'altro. Quindi ti metti in questa situazione qua, sdraiato, tranquillo, ti vedi il film della vostra relazione, ti verrà sicuramente in mente qual è il motivo. A quel punto lì devi mettere l'antidoto. L'antidoto vuol dire che non è che devi andare da lui o da lei e dire, guarda che sono cambiato per questo o quel motivo lì, ma devi comportarti in modo tale che lui lo percepisca. Intanto una cosa utile da fare è cambiare un po' look, abbigliamento, perché quando poi lo incontrerai o la incontrerai, se diciamo non ci saranno stati degli asti, degli scontri eccetera, è meglio che dai un'immagine nuova per evitare ancoraggi negativi. E quindi il suggerimento è quello di ricambiare qualcosa. Se sei donna puoi cambiare il taglio dei capelli, il colore dei capelli, il tipo di abbigliamento. Se sei uomo, beh, certo, puoi cambiare il tipo di abbigliamento, puoi
Cambiare le abitudini, molto importante. Cambiare il profumo, molto importante, perché anche a livello olfattivo spesso si sono generati degli ancoraggi. Se vi siete lasciati, può darsi che questi ancoraggi siano negativi. Se c'era un profumo che tu usavi una volta, ai tempi in cui stavate assieme e la coppia era unita, rimetti quello. Anzi, conviene sempre quando si crea una coppia nel momento migliore, in cui diciamo la coppia funziona, usa un tipo di profumo, poi tieni tipo l'ampolla che magari è fuori produzione, nascosta lì, perché se hai creato una buona parte di ancoraggio, poi puoi cambiare tranquillamente il profumo, ma quando le cose andranno male rimetti quello, perché vai subito a ricreare un ancoraggio. Quindi ricambia, se c'è un profumo vecchio rimetti, altrimenti qualcosa di nuovo, e poi devi interagire con questa persona. O far sì che questa persona ti veda interagire in pubblico, in qualche modo devi recuperare questa situazione, quindi molto meglio mantenere un rapporto di amicizia che nulla, ma molto meglio, e quindi questa persona ti associerà a qualcosa di diverso e diciamo andrai a richiamare, non andrai più a richiamare quelle ancore negative, ma richiamerai ancore positive. E questo ti permetterà, diciamo, un riavvicinamento sostanziale e sarai veramente abbastanza vicino poi alla riconquista. Ora, poi ci sono situazioni che magari non riesci a gestire così, perché l'altra persona non riesce a vederla, perché abita lontana, perché che cavolo ne so. E allora devi utilizzare, diciamo, ricreare la nuova immagine o un'immagine più forte di te e nei contatti che puoi avere, tipo i social soprattutto, perché se poi non hai proprio nessun contatto di nessuna natura, diventa difficile, puoi solo sperare che da un certo punto in poi si viva un forte abbandono e quindi in qualche modo ti venga a ricercare. E queste sono le modalità, diciamo, per riconquistare un amore, perlomeno per ricreare quel feeling. È ovvio che poi queste motivazioni iniziali che hanno fatto sì che la cosa finisse devono essere in qualche modo rimosse, non puoi solo fare finta, perché sennò altrimenti vengono fuori di nuovo. Cioè, la seconda volta hai una possibilità e te la puoi giocare. Se rivengono fuori nuove queste motivazioni perché in realtà non c'è stato nessun correttivo, e verranno fuori prima, cioè nel senso se la prima volta sono venute fuori dopo 2 anni, vengono fuori dopo 2 mesi, perché come dire. All'inizio c'è stato tutto un processo di elaborazione, per cui i tempi sono più lunghi, ma se ricapita dura pochissimo la relazione, poi praticamente diventa quasi impossibile riuscire a recuperarla. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. La domanda va fatta nei commenti. In più, se ti fa piacere e questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!